Ciao a tutte, sono Alice, ho 19 anni, vengo da Gottolengo. Ad agosto, insieme ad altre ragazze, abbiamo vissuto 4 giorni a Villa Immacolata. Grazie a Denise, Suor Roberta, Suor Rita, Suor Daniela e Suor Renata, abbiamo avuto la possibilità di vivere in comunità, conoscere nuove ragazze, visitare luoghi nuovi, scoprire ogni giorno qualcosa di noi stesse. Tra le tante attività che abbiamo fatto, l'adorazione eucaristica della prima sera mi ha colpito particolarmente. Era la prima sera, l'inizio di un'avventura nuova, l'incontro con persone mai viste e quindi in realtà diverse dalla mia. E questa adorazione è stata l'inizio perfetto. Le parole che ho ascoltato in quella sera hanno risuonato dentro di me ogni giorno. L'adorazione era strutturata in due momenti. Oltre alla parola di Dio, abbiamo trovato degli spunti di riflessione che ci hanno permesso di smuovere dei pensieri interiori e imprimerli meglio nel nostro cuore. A conclusione di ogni singolo momento c'era un gesto e un canto. Uno di questi momenti ci ha aiutato a cercare di conoscere i nostri limiti, le nostre fragilità e le nostre paure, che abbiamo poi scritto su un foglietto e stracciato sull'altare, mentre nell'altro momento abbiamo riflettuto sull'importanza di avere fede nel Signore. Dobbiamo essere consapevoli che c'è qualcuno che ci ama, ci apprezza e ci sostiene. E quindi, come ha detto Papa Giovanni Paolo II ai giovani alla GMG del 2000, l'importante è vivere il tempo che ci è stato donato con coscienza e non come se fosse un caso. A conclusione di questo momento, ciascuna di noi ha preso da un cestino una frase. La mia, il Salmo 100, dice: Servite il Signore nella gioia. In particolare, questo l'ho potuto vivere nei giorni successivi. L'ho sperimentato personalmente quando siamo andati alla cascata della Froda. È vero, il paesaggio era mozzafiato, ma ciò che mi ha reso più felice e gioiosa era la felicità e soddisfazione di tutte per essere riuscita a portare Chiara fin lassù. Nonostante il sentiere stretto, i massi durante il cammino, il ruscello fino alle ginocchia, insomma, nonostante tutto. Lei si è fidata di noi, ci ha permesso di aiutarla, ci ha mostrato le sue fragilità e non se n'è vergognata. Anzi, la cosa che mi ha stupita di più è la sua forza nel trasformare queste debolezze in coraggio e motivazione per affrontare ogni ostacolo. Questo salmo è diventato la mia guida di ogni giorno. Ancora oggi cerco di vivere le mie giornate condividendo il tempo con le persone che incontro con gioia. E soprattutto ho capito che tutto ciò che viviamo non è un caso, ma un dono che il Signore ci fa, mettendo sul nostro cammino persone che ci insegnano ad essere noi stessi e a vivere nella gioia. Concludo ringraziando tutte le suore e Denise per la bellissima esperienza e per l'organizzazione di queste giornate. E un grazie alle ragazze che ho conosciuto che mi hanno permesso di essere me stessa, ascoltandomi e donandomi qualcosa di se stesse. Sono Anna e anche io ho partecipato all'incontro svoltosi a Villa Immacolata. Uno dei punti su cui mi volevo soffermare era la notte delle stelle, dove abbiamo utilizzato le 5 tende che abbiamo costruito, che abbiamo preparato insieme la prima sera. E queste tende avevano ognuna un significato diverso. Infatti, in una era possibile confrontare la parola di Dio. C'erano dei passi biblici che rappresentavano uno stato d'animo, come ad esempio quando non sono sicuro di me stesso, se ero arrabbiato con qualcuno, così, e poi potevamo rifletterci e riflettere su di questo e farlo nostro, quindi trovare dei cambiamenti o comunque come superare questa situazione. Un'altra tenda era quella del fondatore San Vincenzo Grossi, dove potevamo chiedere una grazia. Queste grazie dopo sono state poste nel libro dove vengono messi tutti delle grazie. Inoltre, un'altra tenda invece era quella del dialogo, dove Suor Rita ci spiegava come affrontare questa tenda attraverso delle frasi, delle domande, e dopo, se volevamo, potevamo comunicargliele per riflettere comunque insieme sulla nostra vita, sul percorso che stavamo compiendo. Le altre due tende invece erano focalizzate sull'adorazione, una sull'adorazione dell'Eucaristia
E un'altra sull'adorazione del crocifisso. Anche queste due tende erano molto importanti perché comunque ritagliavamo un nostro tempo personale per parlare con Dio e comunque farlo pregando o nel modo che appunto si voleva. In questi giorni, ultimi giorni, appunto abbiamo avuto anche le testimonianze di Suor Roberta e di Suor Daniela. Buongiorno, come saluto, siamo andati a visitare le trincee vicino a Brezzo e dopo ci siamo spostati alla canonica di Brezzo dove ci siamo sedute in un prato per fare un picnic, possiamo chiamarlo, e confrontarci su come fosse andata l'esperienza, su come ci fossimo sentite e proporre delle idee per questo nuovo anno. Al termine di questa esperienza voglio ringraziare tutte le ragazze che hanno partecipato e che hanno reso questa esperienza molto più utile, più ricca, perché ho portato a casa molto, sia come aveva detto Alice, anche del percorso per andare alla cascata della Froda, e comunque anche nelle serate e nei confronti, e soprattutto anche perché ho aperto una mia parte di mente che prima era sconosciuta o comunque a cui non davo molto peso. Quindi ringrazio molto per questa bella esperienza. Sono figlio di Dio, figlio di Re.